Buongiorno da Edo. Steam è una piattaforma di digital delivery per software e videogiochi, in particolar modo videogiochi, per PC. Quindi un e-commerce fondamentalmente dove si può acquistare un software, un videogioco, scaricarlo, eccetera. Benissimo. È venuta fuori una cosa particolare, no? Come tutte le piattaforme di questo tipo c'è la classifica pubblica dei giochi più scaricati e da diverso tempo nella top 20 c'è stabilmente un software che è strano trovare lì, e il software in questione è Wallpaper Engine, che, come dice il titolo, fondamentalmente è una roba per fare per avere degli sfondi per il desktop. La particolarità è che possono essere anche sfondi animati, quindi dei filmati, e consente agli utenti di caricare i propri, condividerli, c'è un motore di ricerca. Insomma, è un software carino, nato nel 2016 in Germania per fare operazioni di questo tipo. Però che sia nella top 20, anzi, quando ho guardato in decima posizione, in un posto dove ci sono videogiochi scaricati in tutto il mondo e sta davanti in classifica a prodotti di successo mondiale come FIFA 22, è strano, no? E viene un report della MIT Technology Review in aiuto per capire come mai questa strana situazione. Sono andati ad analizzare innanzitutto le review di questo software, e le review, che sono tra l'altro al 98% positive, e la maggior parte sono scritte in cinese. Analizzando un pochino il contenuto delle review, si è scoperto perché questo software è così popolare, perché la maggior parte delle review parla di un tipo di contenuto in particolare, cioè il porno. E perché questo? Perché questo software, permettendo la condivisione di video, immagini, di fatto aggira le censure del governo cinese, che pongono grosse restrizioni sui contenuti pornografici online, ma non solo, anche contenuti di altro tipo, che non siano strettamente pornografici, ma contenuti bannati, impossibili da reperire in Cina, e li scaricano, li condividono usando il database di questo software come fosse un grosso hard disk condiviso. E finché il governo non si accorgerà o non riuscirà a mettere dei paletti a questa situazione, gli utenti cinesi riescono a condividere materiale pornografico, ma anche meme sulla politica, oppure film, magari film americani che in Cina sono proibiti, sono vietati o che semplicemente sono difficili da trovare. Questo è la notizia fresca e frizzante del lunedì. Buona settimana, ciao!